Però con una valutazione su questa partita non era facile l'approccio, ma siete rimasti sul pezzo anche dopo il gol dell'1-1, con il tuo gol, una gestione impeccabile qua. Sì, diciamo che per noi era una prova fondamentale dal punto di vista caratteriale e anche di classifica, se vogliamo dire così. Abbiamo affrontato, credo, questa partita, abbiamo iniziato sotto l'aspetto appunto del carattere in maniera molto positiva. Siamo entrati subito in partita e il mister ci aveva chiesto questo. Non era per niente facile, perché comunque tra virgolette il mister ci aveva messo anche un po' di pressione per rivendicare un po' l'andata, no? Quindi volevamo farlo e ci siamo riusciti, insomma. L'andata era stata maschia, ma questo non giustifica, non possono toccare quel finale di gara, quel fallaccio che ha un po' rovinato il clima di festa. Io, per come sono fatto io, che sono sensibile, mi ha scosso particolarmente, perché vederlo a 2 metri, insomma, è stato fatto proprio apposta e vanno, insomma, evitate certe entrate, secondo me. Una valutazione su quelli che sono i tuoi mesi qua a Trieste, adesso che siamo quasi a tempo di bilanci. Ma diciamo che sono partito purtroppo con quel problema che ormai, insomma, mi sono lasciato alle spalle. Credo che con i compagni, insomma, mi sono ambientato bene, ma sono contento, sono felice. Faccio parte di un gruppo di compagni, i miei compagni, che li reputo veramente dei fantastici. Dei grandi uomini, e credo che il nostro gruppo andrà lontano. Preoccupa un po' il fatto che adesso siete molto lanciati, no? Ci sarà questo mese più o meno di quasi 3 mesi, ma sì. Come pensate di gestirla, insomma, ecco, come? Ma questo lo devi chiedere al mister. noi insomma ci alleneremo, credo che saremo sul pezzo. È chiaro che mancherà un po' il ritmo partito, ovviamente, adesso non so più o meno le date, però credo che compenseremo tutto con gli allenamenti, ci alleneremo, insomma, come abbiamo fatto fino ad ora. Goglieri sul filo, è partito bene. Buttata dentro. Poi vediamo, intanto mettiamo lì, poi vediamo. Quello bisogna sempre farlo, no? Quello bravo. Male a noi del Fargo, ti ricordi? Con il Sutiro, esatto, identico. Esatto, sì, sì, sì. E i playoff li avevi fatti col Sutiro, sì. A Trieste... Sì, tra l'altro mi è capitato anche la stessa situazione, perché l'anno scorso siamo arrivati secondi e abbiamo avuto anche lo stop di 25 giorni più o meno, perché abbiamo finito il 6 maggio, abbiamo giocato il 30 maggio, quindi abbiamo avuto quei 25 giorni di stop. Ma è soggettivo, e credo che lo staff e il mister saprà, insomma, come gestire questa cosa. È chiaro che questa seconda posizione ci deve rendere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, di tutto il percorso che abbiamo fatto dall'inizio fino ad oggi.